Benvenuti a tutti, sono contenta di Sì, poter iniziare. No, c'è stato un microfono che riempiva. Benvenuti a tutti, siamo felici di poter avervi con noi per questa nuova puntata di Un caffè con jsbach.it. Oggi a condurre ci sono io, Maria Borghesi, e insieme a me c'è Marianna Pagliero, che il nostro pubblico ancora non conosce, ma sono felice di presentargliela. Marianna Pagliero è membro di jsbach.it e soprattutto è l'artefice di tutte le nostre grafiche. Ma musicista, grande amante della musica e quindi sono molto contenta di averla qui con noi. E poi c'è l'ospite di oggi, ospite speciale, che è Alessandro Quarta. Ma il maestro Quarta invece lascio presentare a Marianna. Buon pomeriggio e benvenuti a tutti quanti anche da parte mia. Vi introduco il maestro con noi oggi. Alessandro Quarta è direttore, compositore, fondatore e direttore dell'Ensemble Vocale Strumentale Concerto Romano, con il quale si dedica principalmente alla scoperta del repertorio romano e più in generale italiano del XVI, XVII e XVIII secolo. L'attività concertistica, la direzione del Concerto Romano ha riscosso ampio favore nel pubblico, sia italiano sia europeo. Tant'è che si è esibito in Italia, Austria, Germania, nel Benelux, in Svizzera e negli Stati Uniti, ottenendo eccellenti critiche da parte della stampa, il Prix Cecilia 2015 per il CD Sacred Music for the Poor e il Diapason d'Or nel 2016 con il CD La Sete di Cristo di Bernardo Pasquini. Tra le collaborazioni musicali come direttore e continuista ricordiamo l'Ensemble Émeutes di Lyon, Boston Early Music Festival Ensemble, Consortium Carissimi di Minneapolis, come direzione della prima messa in scena moderna del Trinito di Pasquini, e ha collaborato in qualità di preparatore con l'Ensemble Blue Heron di Boston. È inoltre direttore ospite dell'Orchestra Barocca Nazionale dei Conservatori, del Teatro dell'Opera di Kiel in Germania, del Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara e la produzione d'opera barocca del V8 Festival, per il quale ha diretto la prima romana del Ritorno di Ulisse in Patria di Monteverdi, la prima moderna dell'Empio Punito di Melani. Come collaborazione didattica ha insegnato presso la Hochschule für Musik und Kunst di Colonia, la Hochschule für Kunst in Bremen, la Scuola Civica di Musica di Claudio Abbado di Milano, l'Accademia di Direzione Corale Pier Giorgio Righelli di Vicenza, la Musalì di Lione, Accademia Americana di Roma, l'Istituto Bibliografico Musicale Italiano, Lisbon School of Music, presso New York. Dal 2019 è docente di musica d'insieme presso il Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio Evaristo Felice dall'Abaco di Verona e inoltre dal 2007 è docente presso i corsi internazionali di musica antica di Urbino della FIMA, Fondazione Italiana per la Musica Antica. E dal 2018 inoltre è direttore artistico del Festival Internazionale Urbino Musica Antica. Diciamo un ospite veramente eccezionale. Dunque, grazie ancora, maestro Quarta, per aver accettato di fare Molto queste te. quattro chiacchiere con noi. Sono molto molto contento di fare queste due chiacchiere con voi e sono pronto con il caffè come da rito. Grazie mille e continuiamo con i riti, perché a noi diciamo, piace spesso iniziare queste interviste con un pizzico di ricordo personale, ecco, per ricordarci che nonostante tutto, oltre al curriculum meraviglioso, ma rimaniamo umani, ecco, nonostante tutto. E quindi ci piacerebbe, per quanto il suo curriculum poi sia talmente tanto ampio e vasto che Bach non rappresenta necessariamente il punto centrale, ma ovviamente l'ha attraversato in maniera più che tangenziale, perché poi, si è visto, lei è un grande esperto di musica italiana e speriamo prima o poi di poter ritornare, diciamo, su questi temi. Ma vorremmo chiederle se ha voglia di condividere con noi un suo ricordo bacchiano. Un ricordo bacchiano legato ai primi tempi, diciamo, le Quello che prime percezioni. preferisce. Sì, Dai c'è un primi tempi in ricordo. avanti, tutto è Ci accetto. sono varie cose, tutta la vita di ogni musicista, diciamo, ha a che fare con Bach fin dai primi momenti. E devo dire che se c'è un ricordo forte dal punto di vista emotivo, percettivo, è quello dell'infanzia. Avrò avuto 6, non so, 7 anni, e all'epoca c'era diciamo, la risorsa per
per ogni ragazzino, per ogni persona che volesse ascoltare musica classica, oltre ai dischi, e parlo ancora quelli di plastica, di long playing, in vinile, era la radio, la filodiffusione. E credo che il mio primo ascolto di musica vocale bachiana sia stato tramite la filodiffusione. La cosa bella della filodiffusione è che c'era una programmazione ampia che andava di epoca in epoca, e molto spesso gli ascolti avvenivano a sorpresa, quindi non si era veramente preparati rispetto a cosa si sarebbe ascoltato. E io ricordo questo ascolto, ho acceso la radio e c'era questo intreccio vocale sconvolgente, di una bellezza, di una complessità, eppure di una emotività fortissima, e si ascoltava chiaramente con l'ansia di sapere che cosa era, perché non lo si sapeva. E finalmente poi l'annunciatore radio disse che era Jesu meine Freude di Bach. Quindi questo è stato, e lì mi si è acceso una luce. Io ancora ero veramente piccolo, quindi non sapevo molto né di Bach né di cosa fosse un mottetto davvero, però ebbi la mia prima informazione di un'identità sonora bachiana in questa lingua, in tedesco, e con questo particolare tipo di espressività dell'intreccio delle voci. Questo è il mio primo ricordo fortissimo, non scorderò mai, ero in vacanza al mare. Bello. Un ricordo meraviglioso. Beh, immagino molte persone possano ritrovarsi in situazioni simili, ecco, quindi grazie per aver condiviso. La radio era importantissima, si infilava immediatamente una cassetta per registrare quello che si stava ascoltando per poterlo riascoltare poi, no? Io ho i ricordi dei miei genitori. Certo. Bene, questo è stato il mio primo ricordo da ascoltatore, e poi chiaramente credo, come ogni musicista, c'è il primo ricordo invece da esecutore, da musicista pratico. E nel mio caso è stato da cantante, da corista. Quindi devo dire che la sensazione di trovarsi per la prima volta davanti a un corale bachiano, davanti a una cantata di Bach in particolare, è fortissimo. E qui in realtà il mio primo ricordo pratico con Bach si ricollega moltissimo al tema dei caffè con Johann Sebastian Bach.it, perché è nato tutto quando sono entrato in contatto con un'istituzione romana molto importante in quegli anni, parlo della fine anni 80, inizio 90, esperienza attraverso la quale sono passati anche molti miei grandissimi colleghi, Rinaldo Alessandrini, Alfredo Bernardini, che era il CIMA. Credo di indovinare il CIMA. Il CIMA sì, è stato... Ascoltatori ancora non conoscano, perché non c'è stato modo di raccontare cosa fosse il CIMA, per cui se lo dice in due parole è sicuramente bello. No, esatto, no, Maria, poi questo viene veramente a voi come percezione di una tradizione bachiana italiana, il CIMA è fondamentale. E infatti non è proprio semplicemente capitato ancora di attraversarlo nei caffè, per cui... Molto semplicemente, era... sulla spinta, diciamo, della grande scuola di riscoperta filologica della musica antica di quegli anni, un fortuito incontro di personalità a Roma diede vita al primo centro di studio e di musica antica che faceva una stagione concertistica, tentava di imporsi concertisticamente. La personalità attorno alla quale ruotava tutto questo meccanismo era un grande didatta, prima ancora che direttore, che è Sergio Siminovic, che adesso vive in Argentina, viveva in Italia in quegli anni, che avendo studiato in Olanda portava con sé tutta l'eredità che per quegli anni per noi era comunque ancora una novità in Italia, di un tipo di approccio storicamente informato. L'idea geniale del CIMA fu quella di creare un grosso coro amatoriale alla quale aderirono tantissime persone, potendo così proporre sistematicamente l'esecuzione di repertorio bachiano ed endeliano, e non solo, poi anche di altri repertori, ma principalmente Bach e Handel. Quindi per la prima volta a Roma c'era un luogo che produceva con gli italiani la musica bachiana storicamente informata, e tutti di una certa generazione abbiamo a Roma, e forse non solo a Roma, abbiamo cominciato lì, come ho detto prima, Rinaldo Alessandrini, Alfredo Bernardini, Paolo Capirci, tutte persone che poi hanno, grazie anche a questa carriera, soprattutto, certo, intrapreso una carriera di musicista nella musica antica. Sì. Ok.
grazie. Grazie per questo doppio ricordo, effettivamente è un approccio duplice, quindi grazie due volte. No, appunto, nel presentarla abbiamo ricordato che lei è docente presso i corsi di musica antica di Urbino, organizzati appunto dalla FIMA, Fondazione Italiana per la Musica Antica, e questi corsi sono corsi dai quali tutti in Italia, e forse non solo, che si occupano di musica antica, sono passati, e dei quali sicuramente si conserva un ricordo meraviglioso, ecco. Vorremmo ricordare a chi ascolta che questi sono stati i primi importanti corsi internazionali di musica antica nazionali in Italia. Sono stati organizzati inizialmente dalla Società Italiana del Flauto Dolce, fondata nel 1971, dal musicologo Giancarlo Rossirolla, che poi nei decenni successivi si è trasformato appunto nella FIMA, Fondazione Italiana per la Musica Antica. Ecco, vorremmo chiedere a lei, maestro, se avesse voglia e piacere di raccontare a noi di jazzfa.it qualcosa in più della storia di questi corsi, dell'importanza che hanno giocato nel far crescere ormai diverse generazioni di musicisti interessati al repertorio barocco. Certo, molto volentieri. Dunque, sono i corsi estivi di musica antica esistenti più antichi al mondo, perché appunto in realtà sono cominciati addirittura nel 1967, non ancora ad Urbino approderanno nel 70 con il grande contributo, la grande ospitalità, la grande lungimiranza di Carlo Bo, che era il rettore dell'università. Dunque, e proprio per questo, proprio per essere nati in una certa epoca ed essere arrivati fino a qui, hanno attraversato tutte le stagioni che la musica antica, storicamente, come movimento di, diciamo, storicamente informato, di esecuzione storicamente informata, ha attraversato. E soprattutto tutte le tendenze anche di percezione di questa musica che la società ha avuto, e soprattutto è passata dal grande periodo pre-digitale all'epoca digitale, quindi vive un passaggio molto importante, e la specificità di Urbino sicuramente è innanzitutto la durata. Sono dei corsi che durano 10 giorni e è un'arcata di tempo durante la quale non solo si può fare tanta attività musicale, ma si possono veramente stringere rapporti umani di un certo spessore, quindi è molto facile che ad Urbino nascano non solo gruppi musicali spontanei, che poi hanno una vita al di là del corso stesso, ma anche rapporti di amicizia molto profondi e molto spesso rapporti di coppia che sono diventati famiglie, e questo contribuisce al mito di Urbino, al ricordo bello che sia di questo posto unico storicamente che ospita la musica antica. Quindi una combinazione sicuramente fra meraviglia del luogo fisico e specificità del repertorio che è in qualche modo al luogo legato. Nascono negli anni 60 e 70, in cui l'aggregazione mediante la musica antica aveva un che anche di movimentistico, era qualcosa di massa, legato anche a un certo tipo di idea politica dell'aggregazione, no? Che c'era in quegli anni. Quindi mio padre, che è andato a Urbino nel 76 a studiare, a provare il liuto, perché mio padre è chitarrista, e mi dice che c'erano 600 iscritti di flauto dolce. Ora non riesco neanche a immaginare come si possano organizzare 600 allievi di flauto dolce in un corso, però questo veniva fatto. A Urbino, che comunque è piccola. C'era un altro tipo di idea di aggregazione musicale, c'era un altro tipo di idea di partecipazione corale alle cose, c'era un bisogno di incontrarsi, di confrontarsi, c'era soprattutto in parte un bisogno di uscire dai binari dell'educazione musicale tradizionale, che veniva, per un certo tipo di idea anche politica, vissuto come tradizionalista. Quindi in quest'ottica è una storia affascinante, che però nel tempo muta con la società, muta con il progresso anche che la musica antica ha avuto come diffusione anche in Italia, non solo nel resto d'Europa, e in un certo senso si diminuisce la partecipazione massiva in favore di una maggiore specializzazione e settorializzazione. Soprattutto la cosa più importante è che con l'andar del tempo i docenti e gli specialisti sono sempre di più anche italiani e non solo dell'Europa o del Nord Europa come era un tempo, visto che le scuole
dedite a questa musica sono nate appunto non in Italia in quegli anni lì. Per quanto riguarda Johann Sebastian Bach nello specifico, è una storia strana quella con i corsi di Urbino. Noi abbiamo avuto nelle stagioni concertistiche negli anni 70 presenza di eminenti esponenti dell'esecuzione bachiana, e parlo di Gustav Leonhardt o di Franz Brüggen. Ci sono state persone che hanno fatto la storia dell'esecuzione bachiana europea e che sono stati a Urbino ad esibirsi. Per quanto riguarda la Bach come materiale di studio nei corsi estivi, nei primi tempi questo non è stato molto, molto frequente, per un motivo molto semplice di difficoltà tecnica a cui magari gli iscritti di un tempo non erano molto preparati. Sì, infatti la ringrazio, perché poi infatti volevo poi continuare il discorso sull'importanza e la presenza, soprattutto devo dire, del repertorio bacchiano, perché io nell'ambito del mio dottorato sulla ricezione di Bach in Italia nel secondo Novecento, per appunto, mi sono andata a studiare anno per anno le attività di Urbino, oltre a esserci passata da bimbina come allieva, però. Devo dire, in un primo momento ero rimasta tristemente stupita, ma poi ovviamente ho dato una mia ragione della mancanza di fatto, o almeno della scarsezza, se si può dire, della scarsa presenza di Bach nei programmi, soprattutto per esempio nei programmi di ammissione ai corsi, eccetera. La ragione che avevo dato era proprio questa, nel senso che Urbino, soprattutto ai suoi tempi d'oro, di un certo tempo d'oro, nel senso dei grandi numeri, era frequentata prevalentemente da amatori o da studenti che si stavano avvicinando agli strumenti antichi, ma anche che necessariamente non avevano una formazione professionale, perché non esisteva una formazione professionale in Italia, e Bach rappresentava assolutamente uno scoglio troppo difficile, innanzitutto dal punto di vista tecnico. Era stato proprio Siminovic in un corso a metà degli anni Ottanta a proporre una prima cantata. Sì. Per cui questo però era la storia di Urbino. Sì. Adesso invece com'è la situazione? La situazione è cambiata tantissimo. Sono cambiati la conformazione dei corsi e anche del festival, immagino. Tantissimo. Del festival, in un certo senso, il festival va di pari passo, no? con quello che è il mondo della musica in generale in Italia e in Europa. Cioè, ormai, essendo tutto piuttosto anche globalizzato, chiaramente il confronto e lo scambio con i festival italiani e europei è continuo. Certo. E quindi sì, direi che il panorama è completamente cambiato. Io, quando sono arrivato io, 14 anni fa, era già nel momento di cambio massimo, si sentiva che c'era proprio era cambiata la tendenza, era cambiata la richiesta degli studenti. Gli studenti venivano lì per fare 10 giorni di specializzazione, non c'erano solo dei fruitori amatori che volevano scoprire un repertorio, praticarlo, ma senza la pressione, di un impegno professionale. Quando sono arrivato io c'erano molti, molti allievi che invece avrebbero gradito una preparazione di tipo, un livello di masterclass, professionale, e quindi a quel punto Bach è entrato a pieno diritto, pienamente nell'attività. Ricordo una bellissima esecuzione, proprio il primo anno che arrivai, del quinto brandeburghese in un cortile di un convento. Questo proprio lo ricorderò sempre, perché fu anche un bellissimo impatto, no? Certo. Invece a Marianna, a te. A me? Ok, allora rimaniamo sul tema del Festival Internazionale Urbino Musica Antica. Sì, quali sono state le sfide forse di un direttore artistico che lavora e ha lavorato per un festival di portata così grande, e quindi attraverso il quale sono passati davvero i più grandi nomi e più grandi interpreti del repertorio barocco e bacchiano, come si diceva prima. Cioè, qual è l'impegno umano, anche professionale, per un progetto di così grande portata? Ho avuto la fortuna di entrare come insegnante, appunto, 14 anni fa, e quindi di lavorare all'interno
dei corsi e quindi a contatto con il festival per tanti anni. Quando sono arrivato io, il direttore artistico era Claudio Rufa, e poi la direzione passò a un mio carissimo collega, ma soprattutto amico, che è Marcello Gatti, flautista. E poi a sorpresa mi hanno chiesto di fare il direttore artistico. Quindi innanzitutto ringrazio chi è venuto prima di me, perché diciamo mi ha mostrato, è un buonissimo lavoro, soprattutto Marcello veramente mi ha mostrato tantissime cose importanti. Il discorso è sempre lo stesso, io nella fattispecie divido il giardino in tre parti. Prima di tutto, una parte dei concerti è e deve essere dedita al nostro grande parco di insegnanti, che sono tutti, siamo tutti musicisti in carriera internazionale, e quindi oltre ad insegnare fanno anche un concerto. E poi ci sono gli ospiti internazionali, diciamo, che presentano qualcosa di interessante, qualcosa di un programma sempre che abbia un lato di ricerca, no? Questo certo. È un discrimine importante. Poi soprattutto i giovani, nel senso che esiste, soprattutto questa è una cosa alla quale io mi sto dedicando sistematicamente, ed è la scoperta dei nuovi talenti, perché adesso oramai sia le scuole di musica antica in Europa che i dipartimenti di musica antica dei conservatori italiani stanno sfornando una grande eccellenza, e i gruppi giovani che hanno delle proposte interessantissime sono tanti, ed è quindi dovere di un festival investire, scommettere anche su ragazzi che non hanno un curriculum ampio, ma che invece sono pieni di una proposta che ha un forte senso, un'urgenza molto grande di espressività e di ricerca nel campo della musica antica. Proprio quest'anno ho istituito insieme ai colleghi della FIMA il concorso FIMA, che è un concorso dedicato proprio ai giovani under 30, per vincere un premio in denaro e poi portare un concerto al festival. Bello, devo dire, da ex giovane ormai, perché invece vado sugli over 30, è sempre, però nel senso, da comunque jsbach.it stesso è una realtà giovane sia in termini di età proprio dell'associazione, ma anche molto in termini di età anagrafica di chi collabora, di chi ci lavora. Devo dire, è sempre bello vedere che bene o male c'è un po' di attenzione, anche un po' di fiducia, di malsana fiducia forse, però di fiducia in che cosa persone che non hanno necessariamente un curriculum definitivo e finito, perché anagraficamente non lo possono avere, ma come si possa, diciamo, dare attenzione. E dare spazi, perché poi se non si creano degli spazi anche questo curriculum, questa esperienza non si può maturare, per cui è proprio questo il fatto, cioè, si rimane inchiodati, ecco, in una palude a vari strati, e gli strati non rimangono impermeabili l'uno all'altro. Ma invece a questo punto abbandonerei Bach e abbandoneremmo anche Urbino per un attimo, o meglio, ritorniamo a Bach in altra forma, però ci allontaniamo da Urbino e torniamo al Maestro Quarta invece didatta. Maestro Quarta, diciamo didatta, e soprattutto didatta per ensemble vocali prevalentemente, oltre che come direttore. E questa è una domanda che abbiamo spesso posto a cantanti italiani che si pongono il problema del cantare repertorio bacchiano. Invece qua chiediamo al Maestro Quarta, che lavora tanto con cantanti internazionali, ma cantanti che invece si sono formati in contesti culturali e anche musicali più, decisamente più prossimi a quello, diciamo, bacchiano, quindi mitteleuropeo, sì, che sfide hanno nel cantare il repertorio italiano? Beh, c'è stata una grandissima trasformazione proprio negli ultimi 20 anni, no, di questo tema. Quindi posso dare del tu? Assolutamente sì. Perfetto, Maria. Esatto, anche a me, per favore, chiamatemi Alessandro. Assolutamente ci diamo del tu. Sì, dunque, quando tutti noi ricordiamo e tutti noi abbiamo ascoltato migliaia di dischi di musica italiana, Monteverdi, eccetera, dove l'attenzione alla dizione era pressoché assente da parte dei cantanti stranieri. E
Questo da una parte può essere anche in buona fede, dall'altra può essere anche una trascuratezza deprecabile, no? Perché nel momento in cui invece avveniva il contrario, la persona mediterranea veniva stigmatizzata fortemente per non avere una dizione tedesca perfetta quando affrontava il repertorio, per esempio Bachiano o non lo so, certo, in tedesco, qualsiasi cosa. Io penso che un po' grazie, ripeto, a internet, alla globalizzazione, alla possibilità di studiare altre lingue, alla possibilità di viaggiare, eccetera, questo si sia in parte attutito, cioè nel senso l'attenzione alla lingua straniera e alla dizione è un fattore molto più importante adesso, viene molto più curato, è una responsabilità che si sente molto di più. Nello specifico della musica antica, di quella della quale stiamo parlando, il fattore è ancora più evidente grazie al lavoro che altre personalità, anche importantissime della musica antica italiana, quando si sono imposte a livello internazionale, a livello discografico. Quindi, ridonando, e parlo per esempio di Rinaldo Alessandrini, ridonando all'Italia il lustro, diciamo, e l'autorità di buona esecutrice del proprio repertorio, hanno indirettamente posto un senso di responsabilità nei cantanti non italiani di curare meglio la dizione nel momento in cui si affrontava questo repertorio. Io penso che questo fenomeno abbia, diciamo, un po' in parte cambiato gli equilibri di questo tema. Io l'ho sentito andando a insegnare all'estero, perché quando sono stato nelle università di musica tedesche, adesso tutti quanti ci fanno molta, molta più attenzione, e anzi chiedono tantissimi consigli nella corretta dizione del canto in italiano o della pronuncia italiana del latino, che è anche un tema. Non so se sei d'accordo, Maria, con quello che ho detto, se ti risulta. Sì, no, allora sono d'accordo. Pensavo anche però proprio un po' allo spirito, tra virgolette, della musica italiana, cioè l'idea di maggiore libertà, di anche proprio nella questione dei tempi delle agogiche, del ritmo, ma ecco, nel senso, quindi questa diversità d'approccio che forse è ancora più difficile, suppongo, rispetto alla correttezza linguistica, quindi ripeto, nel senso, perché cioè, richiede quella ancora in più che viene richiesta un interprete, che o si ha o non si ha, però nel senso, o lo si sviluppa, o meglio, cioè nel senso, o si ha, ma va sviluppato in diverse direzioni. Penso a quello che noi, ripeto, noi che invece ci siamo formati in Italia, abbiamo avuto come nel senso, necessità, per esempio penso alla difficoltà per noi di eseguire il repertorio francese, che è ancora più difficile come, proprio come concezione culturale rispetto a quello tedesco, se possiamo... Molto più difficile, sono d'accordo. Sì. Nel senso, quindi suppongo che per stranieri passare a quello italiano debba essere quasi come per noi quello francese, cioè proprio un altro paradigma, non so come dire. Diciamo che un tempo ci si preoccupava molto meno di calarsi esattamente, diciamo, nello spirito interpretativo culturale, sonoro di un'altra nazione. Oggi lo si fa molto di più, ma per i motivi di cui ho detto prima, sia i diversi livelli che le varie culture raggiungono, e soprattutto l'epoca digitale ha migliorato enormemente questo tipo di livello. Certo. Grazie per averci fornito quest'altro punto di vista. Avremo allora ancora una domanda sempre sul tema didattico. Se Maria sei d'accordo o hai altre considerazioni? Assolutamente, sono d'accordissimo. Okay. Cioè, lei ha la fortuna di insegnare anche in uno dei primi dipartimenti di musica antica italiani, che è quello del Conservatorio di Musica di Verona, presso il quale è docente di musica d'insieme su strumenti antichi. Inoltre, come si diceva, è direttore ospite dell'Orchestra Barocca Nazionale dei Conservatori, e quindi ci chiedevamo che tipo di formazione hanno gli studenti che oggi studiano musica antica in Italia, o in particolare arrivano in linea di massima dallo studio di uno strumento moderno, oppure come succede in realtà nella maggior parte del resto d'Europa, soprattutto nel nord Europa, già arrivano da un percorso su strumenti antichi. Che cosa studiano preferibilmente, che cosa gli interessa studiare, ecco, vorremmo che ci raccontasse qualcosa al riguardo. Molto volentieri. Io non insegno in conservatorio da molto, insegno da 2 anni,
e sono stato, vabbè, il Conservatorio di Verona è un conservatorio del quale sono molto contento, sono estremamente contento di insegnare a Verona, perché stimo moltissimo i miei colleghi ed è un'istituzione veramente salutare, voglio dire così, è un termine molto, è un conservatorio che funziona bene, diretto bene, quindi mi piace. E questa è la prima condizione perché gli studenti possano studiare bene, a partire dal luogo alla direzione avveduta. E in particolare il Dipartimento di Musica Antica, come avete detto, è un dipartimento di lunga esperienza e questo anche conta, insomma, il coordinatore Paolo Grazzi, che è anche un membro di Zefiro, quindi insomma sa benissimo di cosa stiamo parlando e coordina splendidamente questo dipartimento. I ragazzi ormai prendono la musica antica come qualsiasi altro tipo di musica, non c'è moltissima differenza, c'è lo stesso tipo di impegno, di approccio, di serietà, e provengono, sia iniziano con lo strumento antico, sia invece hanno un percorso che li porta dal moderno. Non credo che ci sia molta differenza. Dipende chiaramente, Marianna, molto dallo strumento, no? Cioè, spesso chi suona la viola da gamba ha iniziato con la viola da gamba e non è mai passato per il violoncello. O a volte si vede il meccanismo opposto, cioè nel senso, studenti di viola da gamba poi studiano anche un po' di violoncello barocco, insomma, non è detto che chi studi clavicembalo venga dal pianoforte, o magari viene dall'organo, cioè insomma ci sono tantissimi tipi di percorso, e nessuno sì, prevale. È molto variegata come... Sì, come assolutamente. Fare. Cosa cercano? Cercano strumenti per la professione, cercano concretezza, cercano le chiavi per potersi muovere in un mondo professionale sempre più complesso, perché non parliamo tanto di competizione quanto parliamo di difficoltà. Vabbè, questo periodo adesso non ne parliamo nemmeno, insomma, stiamo vivendo una specificità che, insomma, in cui questa intervista si svolge, speriamo di dimenticare o perlomeno di ricordare come qualcosa di passato, perché questa emergenza Covid sta fortemente minando a volte la sicurezza di questi giovani che si stanno dedicando allo studio dell'arte. Però, come dicevo prima, cercano e soprattutto, ecco, io sono contento perché mi è stato affidato un campo che io amo, ma che credo che ai ragazzi serva moltissimo, che è fare pratica di musica d'insieme, cioè nel senso capire cosa vuol dire ascoltarsi, avere gli strumenti per percepire qualcosa intorno oltre alla propria performance artistica. Questo è la chiave che li porta ad essere dei musicisti da camera, quindi dei musicisti che hanno una raffinatezza in più, che questo non vale solo per la musica antica, è ovvio, vale per tutti i tipi di musica, anche il jazz, cioè nel senso non c'è, è una prerogativa che è la chiave per qualsiasi tipo di musica. Quello che richiedono, ti ripeto, è ricevere gli strumenti per poter essere dei bravi professionisti della musica. E artisti, spero, questa è una prerogativa in più che si acquista non solo nel percorso di studi, ma tantissimo nella pratica concertistica del percorso della vita. Grazie davvero per questo spaccato. Anche devo dire sui conservatori italiani che vengono sempre così denigrati, poi invece è una realtà che è giusto valorizzare, ecco. È una realtà che è giusto valorizzare perché è variegata, come tutta l'Italia è, quindi ci sono dei posti che funzionano di fatto molto bene, e altri magari invece hanno più difficoltà, come tutte le istituzioni in questo paese, si sa, insomma, da regione a regione le cose cambiano, da provincia a provincia le cose cambiano. Come in Italia, uguale. Eh sì, e comunque, vabbè, Bach è sempre, che ve lo dico a fare, uno dei raggiungimenti massimi nell'attività di musica d'insieme di un conservatorio. Sì, beh, anche perché, nel senso, comunque non rientra tra le cose semplici, sempre che di semplice ci sia nel fare musica qualcosa. Sì, noi purtroppo avevamo in programma appunto l'anno scorso di eseguire l'Actus Tragicus, però poi purtroppo con l'emergenza Covid è stato annullato, per cui abbiamo ancora questo debito con Bach, che non appena si potrà tornare a fare musica con un coro. Fatecelo sapere, perché ovviamente
ci farebbe piacere saperlo e ricordarlo molto volentieri. E dunque giungiamo verso la fine, che è quella sempre più dedicata alla nostra associazione. Sì. Nel leggere i documenti fondativi della SIFDU, ma poi devo dire anche nel CIMA, visto che ce l'abbiamo messo dentro, non è difficile sentire il senso di responsabilità che davvero animava i primi anni di fondazione di queste istituzioni, ecco. Istituzioni che a modo molto diverso l'una dall'altra, però di fatto hanno passato periodi di grande successo e anche poi periodi di crisi, compresa crisi economica, nel senso che poi in questi 40 anni di storia, certo, praticamente, 40 di più, quasi 50 anni di storia. Noi abbiamo superato 50, pensa un po'. Sì. Diciamo che di cose ne sono successe tante. Ci ha detto, adesso ormai hanno una loro stabilità e soprattutto da questo punto di vista ammetto la FIMA ha veramente ormai una affermazione a livello internazionale più che definita, ecco. Si sa che cos'è, cosa fa, ha cambiato, si è cambiato anche il modi, persone, contesti, però nel senso ha una propria storia, una propria identità. Noi da parte nostra, come jsbac.it, siamo soltanto all'inizio di questo processo, nel quale stiamo muovendo i primi passi, cercando di definire cosa siamo, qual è la nostra linea d'azione, cercando di farci conoscere, riconoscere, devo dire, anche dai musicisti, dagli studiosi in generale, dagli operatori culturali in Italia e eventualmente all'estero. Allora chiediamo a lei, che ha certamente più esperienza diretta e indiretta nell'aver frequentato, diciamo, queste realtà per decenni. Secondo lei che cosa potremmo fare in più per costruire quel tipo di stabilità che consente di sopravvivere al saliscendi della vita e degli eventi e dunque di potersi affermare non con grandi fuochi d'artificio, ma come una istituzione stabile, ecco, stabile, solida e quindi riconoscibile e riconosciuta. Però aspetta Maria, in che direzione? Cioè, nella direzione del, certo, diciamo che l'obiettivo di jsbac.it è quello di riportare, da una parte riportare l'attenzione sugli studi bacchiani e sull'interesse bacchiano in Italia, che c'è su, e dall'altra parte anche di porsi come punto di convergenza, diciamo, e anche di memoria, se così possiamo dire, di ciò che di tantissimo viene fatto in Italia di bacchiano, a livello più o meno macroscopico, in iniziative di grande respiro o più puntillistiche, ma che tendenzialmente ormai da decenni ha un profilo più che interessante e che invece sembra scomparire, ecco, nel perdersi della memoria e anche del... questa necessità di creare una rete tra attività, tra persone, tra amatori anche, nel senso... Ecco. Ma io ho visto il vostro archivio, già il fatto di stare intervistando tanti di noi operatori pratici e teorici è qualcosa di bellissimo. Ho visto prima di me Lucia Napoli, con la quale siamo amicissimi e collaboriamo spessissimo, quindi già questo è una cosa bellissima. Il suggerimento che, se posso permettermi di darvi, è quello che poi stiamo cercando di fare proprio con la FIMA adesso, e a proposito di trasformazioni, no? Prima stavo parlando di ascolto delle attualità e purtroppo è un dato di fatto, diciamo, l'attenzione all'attività in rete è la cosa più importante. Quindi attraverso i canali social, bisogna capire quale, per capire qual è il vostro target e quale volete che sia, diciamo, fare attenzione a un networking anche per quanto riguarda la trasmissione streaming di concerti che avvengono in Italia, perché no? Cioè, nel senso, cercare una soluzione che non so veramente quale possa essere, ma non appena vedete che c'è un'iniziativa concertistica bacchiana interessante nel territorio italiano, capire se ci si può mettere d'accordo per fare tramite di voi una guida all'ascolto e uno streaming di almeno parte del concerto, se non tutto.
Quindi non solo semplicemente di pubblicizzare giustamente le iniziative che ci sono, ma di creare, fare, che ne so, appunto un estratto del concerto e una guida all'ascolto, cioè tutte cose che... Fare rete e creare contenuti legati a questa rete. Esattamente, perché ho visto che durante il primo lockdown che abbiamo fatto sono state fatte delle guide all'ascolto e avevano un seguito enorme. Ora chiaramente la gente stava a casa, quindi era chiaramente un modo per evadere anche dalla monotonia di quei giorni, ma credo che ormai questa sia uno dei canali principali, insomma, della diffusione di un'attività come la vostra. Questo mi verrebbe da dire, insomma, visto che veramente ormai la trasmissione streaming dei concerti o di parte dei concerti o quello che sia è rimarrà, penso che sopravviverà parecchio anche quando ci potrà essere il pubblico in sala, perché si è visto che alla fine è un modo di diffusione anche quello e che ricopre tanto. Non so se siete d'accordo, però questo mi sentirei di dirvi di curare, insomma, se è possibile, se c'è una possibilità. Sì, grazie del consiglio, grazie dell'idea. Mi sono arrivate da sole senza che io mi sembra un po' di comunità. Grazie per quando lo faremo insieme, ecco, anticipo grazie di quanto necessariamente lo faremo insieme, ecco. Quindi guida all'ascolto, soprattutto guida all'ascolto sono una cosa bellissima, che un canale come jazzbar.it sarebbe perfetto, no? Questo sì. Sì, diciamo che no, grazie davvero dell'idea, anche del suggerimento. In parte, come chi ci segue sa, cerchiamo di farlo, soprattutto rilanciare, diciamo, i più importanti o quelli che ci vengono, di cui siamo a conoscenza, ecco, concerti italiani, soprattutto italiani, ma diciamo assolutamente è un'attività che può crescere e può davvero aiutarci a... Ma in occasione del convegno di fine novembre già avevamo trasmesso alcuni concerti in cui c'erano già state collaborazioni dirette, diciamo, performative. Sicuramente cercheremo di portare avanti il progetto in maniera più... Esattamente. Ecco. O addirittura organizzare voi stessi delle esecuzioni proprio autonomamente. E sì, quello diciamo, le possibilità sono varie e ampie, ma dall'altra parte c'è anche da dire che tra virgolette ognuno continua a fare il proprio lavoro ed è bello riuscire a mettere le professionalità insieme, ecco, per non uno dei nostri delle nostre paure è sempre quella di andare a pestare piedi che non vanno pestati, invece il nostro interesse è semplicemente quello davvero di dare visibilità a quello che facciamo e a quello che si fa e in generale creare cultura, che poi è, a parte un modo di dire, ormai è un motto così che spesso viene svuotato di senso, ma credo che sia quello che invece in fondo tutti noi cerchiamo di fare nella nostra attività. Dunque ringraziamo il maestro Quarta, ti ringraziamo per aver accettato questo invito, per questa lunga chiacchierata insieme, per davvero grandi spunti di riflessione, anche di curiosità e di anche un po' di soddisfazione, devo dire, che ci hai dato, nel senso che bene o male esiste una storia, esiste in generale quello che si fa non è così tanto privo di senso, cioè c'è una bella realtà che è attorno a noi. Abbiamo parlato di Urbino, abbiamo parlato di Roma, abbiamo parlato dei conservatori, abbiamo parlato di tante cose. È tutto in fermento, ecco. Quindi, insomma, è veramente esiste una tradizione italiana bachiana ormai, questo sicuramente. Dunque, ti ringraziamo. Ringraziamo tutti gli ascoltatori che come sempre ci seguono e ci ascoltano e vi diamo il benvenuto a un prossimo caffè con jazzbach.it. Grazie maestro.